A Camastra è stato eletto sindaco il giovane Dario Gaglio, volto nuovo della politica, con 763 voti, pari al 57,11%. Ha avuto la meglio su Angelo Cascià, che ha ottenuto 573 voti, cioè il 42,89%. Camastra esce dal commissariamento, che è seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale per ingerenze mafiose. La lista che sosteneva Cascià, da sempre per Camastra, ha ottenuto 581 voti, pari al 43,82%. A Cammarata il nuovo sindaco è Giuseppe Mangiapane con il 52,25% pari a 2.086 voti, sostenuto da una lista civica, Il Paese che vogliamo. Traina si ferma a 1.906 voti con il 47,75%. Il comune montano è andato al voto con un sistema maggioritario, quindi non era previsto alcun ballottaggio. La lista Il Futuro Adesso Traina sindaco ha riportato 2.033 preferenze, pari al 51,51%. La lista Il Paese che vogliamo Mangiapane sindaco ha ottenuto invece 1.914 voti, pari al 48,49%. Camarata è stato il comune con la più alta affluenza, registratasi in provincia, ha raggiunto il 75,88% degli elettori. Sono andati alle urne in 4.093 elettori su 5.394 chiamati. Rispetto all'ultima tornata elettorale si è registrato però un decremento di partecipazione del meno 3,07%, visto che 5 anni addietro la risposta era stata del 78,95%. A Casteltermini Gioacchino Nicastro con 2.166 preferenze è il nuovo sindaco e forse è una prima volta il consiglio comunale del comune agrigentino sarà a maggioranza femminile, ben 7 consiglieri su 10. Al secondo posto Ripepe con 1.552, seguito da Pellitteri con 1.319. Dopo una lunghissima fase di vacatio, dovuta al fatto che Nicastro era stato dichiarato ineleggibile e decaduto dalla carica poco dopo le precedenti elezioni, alla fine ha portato a casa la fascia di primo cittadino vincendo su Arturo Ripepe, esperienza e innovazione Ripepe Sindaco, che ha invece portato a casa 1.552 preferenze, ovvero il 30,81%, mentre Filippo Pellitteri, candidato del Movimento 5 Stelle, ha conquistato 1.319 voti, il 26,19%. A Raffadali viene confermato sindaco Silvio Cuffaro con il 64,59% dei voti, cioè 5.150. 50, mentre tutto lo mondo si ferma al 32% con 2.551 voti. Segue una grandissima distanza agli altri due candidati, Francesco Milisenda che ha ottenuto 57 voti pari allo 0,51% ed Enina Rampello che si ferma a 215 preferenze, dunque a 2,70%. Silvio Cuffaro ha già iniziato a festeggiare, già a scrutinio in corso, quando ha distaccato di circa 2.000 preferenze tutto lo mondo. Cuffaro potrà puntare anche su una robusta percentuale in consiglio comunale, con il 68,46% dei seggi a lui assegnati. Segue Raffadali Cambia, che appoggiava tutto lo mondo con il 28,63% e Lega, che schierava Rampello, al 2,52%. Realmonte si tinge di rosa, vince l'assessore uscente Sabrina Lattuca che diventa il nuovo sindaco con 1.370 voti pari al 46,73%, seguita da Putrone con 1.255, Giarrizzo con 307 voti. Il nuovo sindaco della città della Scala dei Turchi, sin dall'inizio dello spoglio delle schede, è stata sempre in testa rispetto agli altri due candidati. La Lattuca con la lista civica Realmonte per sempre ha ottenuto 1.370 voti pari al 46,73%, seguita da Salvatore Putrone che ha raggiunto 1.255 voti pari al 42,80%, mentre Antonio Giarrizzo ha avuto 307 voti pari al 10,47%. A Ribera Matteo Ruvolo è il nuovo sindaco con 4.894 preferenze, ovvero il 42,18%. Staccato è di gran lunga il secondo candidato in lizza, Alfredo Mulè, che ha ottenuto 3.310 preferenze con il 28,53%. Al terzo posto, con 2.394 voti pari al 20,63%, si è piazzato invece Francesco Montalbano. In basso alla classifica delle preferenze, il candidato Vincenzo Rossello, che ha ottenuto 715 voti pari al 6,16%, e Franco Utieri, che ha incassato 290 preferenze pari al 2,5%.
A Siculiana viene eletto l'ex segretario provinciale del Partito Democratico Peppe Zambito con 1.303 voti, pari al 43,98%. Mazza si ferma a 908 voti e Lucia a 752. Zambito si è presentato alla competizione elettorale con la civica Orizzonte Comune. I festeggiamenti sono iniziati ancora prima che si arrivasse alla fine dello scrutinio delle sette sezioni. Già a metà di fatto il verdetto era sembrato chiaro. Dietro Zambito si è piazzata Vita Maria Mazza. Viviamo Siculiana con 908 preferenze, pari al 30,65%. Il candidato Santo Lucia, Ricostruiamo Siculiana, ha ottenuto invece 752 voti, pari al 25,38%.